Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi facciamo la prova dei quick shot del Mavic Air 2. Iniziamo subito perché dietro di noi c'è un tramonto magnifico. Così mentre facciamo i quick shot riprendiamo questo bellissimo tramonto. Ok. Adesso siamo passati con la registrazione dello schermo, così vi mostro per bene come si fanno i quick shot all'interno dell'applicazione della DJI Fly. Quindi schiacciamo su vola per entrare nell'applicazione, e qui ci dice per il tutorial di volo, quindi gli diciamo salta e conferma. Come avevo detto c'è un bellissimo tramonto, quindi adesso facciamo decollare il drone. Facciamo il decollo automatico. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Abbiamo il 70% delle batterie, quindi secondo me bastano. Alziamo il drone in volo. Quindi mettiamo in modalità HDR il 4K a 30 fps. Perfetto. Portiamo il drone dietro di noi, così mentre fai quick shot e magari ne approfittiamo e filmiamo questo bellissimo tramonto. Abbassiamola. La telecamera verso di noi. Cominciamo subito con la prima modalità. Ci selezioniamo. Accanto c'è la mia bellissima moglie. Salve. Che mi fa sempre compagnia, mi sopporta. Ok, andiamo con la modalità droni. Portiamo il drone più avanti. Questa è la prima modalità automatica dei quick shot. Ok, quindi diciamo Three, start. Two, lui farà il countdown, come vedete, e si allontanerà da noi, facendo una ripresa dal basso verso l'alto, muovendo il gimbal. È una funzione bellissima, come vedete. La DJI ha fatto qualcosa di meraviglioso con i quick shot, le funzioni automatiche sono veramente alla portata di tutti. Quando finisce di fare il suo piccolo video, ritorna indietro. Quindi andiamo subito a fare l'altra modalità, che si chiama ascesa. Ci riselezioniamo. Lo portiamo un po' sopra di noi, perché questa modalità è particolare, perché si alzerà sulla Three, verticale, two, quindi il solito countdown one. E via. Come vedete si sta alzando sopra di noi. E adesso, finita la sua ripresa, riscenderà al punto di partenza. È davvero semplicissimo. Ok, lo facciamo scendere ancora un po'. Perfetto, quindi facciamo la modalità cerchio. Qui decidiamo noi l'altezza, la distanza in cui il drone deve girare attorno a noi. Come vedete possiamo decidere se andare verso destra o andare verso sinistra, è uguale. Quindi Three, schiacciamo il two, solito countdown one. E il drone automaticamente farà un 360 gradi intorno a noi, per poi fermarsi nuovamente al punto di partenza. Ora andiamo a fare un'altra modalità, andiamo con la successiva, quindi schiacciamo di nuovo sopra in alto dove ci sono le modalità della quick shot. Adesso c'è la spirale. La spirale la mettiamo a 15 metri, anche se volendo possiamo anche farla a 20 metri, penso che ci sia abbastanza spazio. Perfetto, quindi start. Three, e partiamo two, con la modalità one, quick shot a spirale. Adesso lui farà una spirale intorno a noi, dove il punto più alto di salita sarà di 20 metri, quello che abbiamo impostato. Come vedete fa tutto in automatico. Ragazzi, c'è un tramonto che è uno spettacolo. Da quassù c'è una vista sul mare, è meraviglioso. Vi ricordo che siamo ad Eraclea Minoa, sulla parte alta, che più avanti c'è un museo. Adesso lui ha finito il suo bel quick shot e ritorna indietro. Vi alzo un po' la telecamera per mostrarvi che tramonto meraviglioso che ho dietro le mie spalle. È veramente uno spettacolo. Con la scusa gli faccio pure una bella foto e poi ve la mostro. Proviamo anche la modalità smart delle foto.
Perfetto, ritorniamo sui nostri quick shot, quindi ritorniamo indietro, apriamo la modalità, andiamo a prendere quick shot, non ci rimane la modalità boomerang come vedete e la modalità asteroide. Andiamo a farli perché siamo al 50% della batteria. Ci rinquadriamo perché altrimenti non vedendo il soggetto il drone non farà la sua modalità. Ok. 3. Perfetto. 2. Solito countdown. E adesso lui si farà il suo giretto. Questa è la modalità boomerang. Quindi si allontanerà e ritornerà poi vicino a noi. Questa è molto particolare come modalità. Guardate che bello. E quanto è semplice fare le modalità di volo automatiche con il Mavic Air 2. Ok. Lo mettiamo un po' più giù. Perfetto, così. E andiamo a fare l'ultima modalità di volo automatica. Si chiama Asteroid. Questa sarebbe in pratica la funzione con l'effetto mondo. Ed è particolarissima. Adesso ve la mostro subito. Quindi andiamo 3, su Start. 2, solito countdown. 1. Adesso lui si alzerà in volo a 35 metri ed andrà a fare delle foto in circolo sopra di noi e poi creerà questo effetto chiamato mondo. È un qualcosa di molto particolare e penso che ce l'abbia solo la DJI questo tipo di effetto. Vedete che lui fa tanti piccoli scatti girandosi a 360 gradi intorno a noi. Volute seguire questo tutorial per mostrarvi la semplicità di questi quick shot e per mostrarvi il potenziale di questo drone. La DJI ha creato veramente un qualcosa di incredibile e meraviglioso in tutti i suoi aspetti. Ha una capacità video e una facilità d'uso veramente alla portata di tutti. Il drone è ritornato al suo punto di partenza. Quindi per quanto riguarda i tutorial abbiamo finito. Mi avvicino così, vi saluto direttamente con lui. Ok, ciao ragazzi, ci vediamo in un prossimo video per le riprese automatiche del DJI Mavic Air e tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e ci vediamo in un altro video dedicato al Mavic Air 2. Ciao ragazzi!